Buongiorno a tutti. Ecco, Enzo mi ha assicurato un tempo indefinito per poter fare questo intervento, pari a 7 minuti, io ho assicurato 6 e mezzo e 31. Allora, per cui sarò velocissimo. Si tratta praticamente della presentazione di un'aula un po' particolare e vorrei prevalentemente con immagini in qualche modo darvi degli input per cercare in qualche modo di rendere, no, materialmente e anche sensorialmente ciò che sarebbe meglio poter vedere di persona. Innanzitutto da cosa siamo partiti? E qui siamo nel quadro classico, no, dell'ambiente di apprendimento, cioè quelle che sono le scuole. Vedo il dottor Compagnoni che giustamente commenta positivamente i punti di riferimento, perché ovviamente parliamo dei punti di riferimento più alti a livello europeo, ma direi sostanzialmente, vedremo anche con degli altri, a livello mondiale, cioè la scuola che diventa l'edificio, una parte dell'apprendimento, un modo per apprendere, una metodologia in qualche modo. Non mi dilungo, ripeto, sono esempi fin troppo noti, questi di Danimarca, Svezia, Olanda, di scuole componibili o di scuole costruite come ambiti totalmente aperti. Altri elementi, la Future Classroom Lab, anche qui vedete praticamente quello che è lo schema che è riportato anche in basso nella slide, sostanzialmente degli spazi che sono poggiati su un'idea della mobilità anche degli arredi, arredi che quindi possono comporsi e diventare parte integrante della metodologia di apprendimento. Vedete ancora qui sostanzialmente con dei notebook. In realtà questa che è l'esperienza di European School Net in qualche modo è anche quella, diciamo, più antica. Il modello che ormai è diventato il modello classico al quale tutti quanti hanno fatto riferimento è quello dell'MIT, cioè il TEL, che sostanzialmente rivede, vedete in una composizione, lì avete in una foto più o meno l'idea dello spazio, che è veramente uno spazio grande. E giù praticamente vedete quella che è la composizione di base a livello progettuale del tipo di aula. In realtà diciamo che noi abbiamo creato a partire dal 2009 una sorta di ecosistema all'interno della scuola in cui, se volete, il punto di arrivo al momento, cioè è rappresentato proprio da questa aula 3.1. Io vi ho elencato elementi e situazioni che in qualche modo caratterizzano la scuola ad oggi e che praticamente alcuni dei quali saranno completati nel corso del 2014, cioè internet a banda ultra larga, parliamo di 100 Mbps con il progetto Garis Progress, la copertura wifi dell'intero istituto, parliamo di una superficie di oltre 10.000 metri quadri, quindi direi una superficie particolarmente ampia, 4 laboratori multimediali che in realtà appartengono, se volete, già alla generazione precedente del digitale, e poi un intervento specifico anche sui docenti, anche a livello strutturale, cioè la stessa aula docente è diventata un laboratorio multimediale, tutti i docenti hanno avuto il loro tablet, in più, questo viene adottato in molte scuole, registro docenti e scrutinio digitale messo in corso. Anche la biblioteca piano piano, fra l'altro, confina non casualmente, anche logisticamente, con l'aula 3.1 di cui sto parlando, è diventata una biblioteca. E anche l'attrezzatura con la quale stiamo arredando, quella che è l'aula magna cosiddetta, la sta trasformando in una media conference room. Qui vedete praticamente 14 classi 2.0, fra parentesi siamo stati i primi a iniziare nel 2009 con delle classi in cui ci fosse un rapporto 1-1 fra il PC, che poi già dal 2010 è diventato il tablet, è stata la prima sperimentazione in Italia in questo senso, corredate da maxi schermo o da LIM. La struttura dell'aula 3.1, quindi si tratta di 32 PC Mac e tablet con diversi sistemi operativi, vedete Windows, OS X, Android, con una DIM mobile da 90 pollici, ovviamente provvista del suo notebook,
Gli arredi sono 28 postazioni fisse, perché abbiamo, perciò è una 3.1, cioè il gioco è sostanzialmente quello di software, no? Del punto 1, che in qualche modo dovrebbe intervenire a modificare anche piccoli bug di sistema. Quindi dicevo, 28 postazioni fisse e 16-38 mobili. La rete che è didattica e linguistica è sia analogica che wifi, va bene, scanner e stampante laser. Una soluzione piuttosto interessante è quella dell'aggiunta delle strumentazioni come mixer e digital video audio recorder, che permette ai ragazzi già di realizzare un prodotto inteso come video e filmato all'interno dell'aula, e ovviamente uno spazio di videoproiezione sul maxi schermo a parete. Cioè, in altre parole, quello che abbiamo cercato di fare è costruire un'aula a 360 gradi, cioè che permettesse, io dico, un luogo del fare, in altre parole, non solo appunto del costruire e del fare, secondo una filosofia che ovviamente affonda i laboratori specifici dei professionali, ma sulla quale chiaramente non vi dirò nulla in questa sede. Ora, al di là di questo, l'idea è quella praticamente di fornire a chiunque entri in quell'aula la possibilità di fare, cioè dalla progettazione alla costruzione, sia essa attraverso il normale formato dei desktop del laboratorio classico, laboratorio linguistico, eccetera, ovvero il discorso più specifico che chiaramente si muove sui tavoli mobili, sull'uso dei tablet, del wifi, fino alla videoproiezione. Non vi dico nulla, ve lo accenno solamente, vedete, noi abbiamo creato questo Learning Objects Repository su piattaforma Moodle già dal 2009, nel quale siamo andati accumulando i materiali prodotti dai docenti, e direi che quest'aula è fatta apposta per produrre questi materiali. Sono molto contento, dico la verità, del fatto che effettivamente ritrovo praticamente queste situazioni, queste segnalazioni nell'articolo 6 della legge 128, che mi sembra aver interpretato in maniera puntuale questa esigenza anche delle scuole, ovviamente debitamente filtrate in termini di contenuti, per produrre o autoprodurre dei materiali. Io non vi rubo altro tempo, però una cosa ci tengo velocissimo a mostrarvi, ed è questa. Questo è un ebook che abbiamo prodotto proprio relativo a questa, a quest'aula, che vi faccio scorrere molto velocemente. Tra l'altro, praticamente dall'altro giorno, da quando Marcello Gaffiero, che lì l'ha prodotto, praticamente l'abbiamo reso disponibile sia sul sito della scuola che sulla mia rivista Educazione Scuola. Vedete, praticamente è interamente navigabile e vi consente praticamente di vedere quello che è la strutturazione tipo che noi abbiamo messo all'interno della classe, e quindi da quella che è la progettazione iniziale e le varie fasi, quel progetto che vi faccio vedere prima che riguarda propriamente l'high school, poi ovviamente su questo un percorso specifico di formazione dei docenti e degli alunni, con ovviamente quelli che sono gli step che lo caratterizzano, le attività di apprendimento, che sono molteplici proprio per la tipologia dell'aula, giusto per darvi un'idea sostanzialmente di quelli che sono gli spazi che si trovano all'interno. Vedete la costruzione del tavolo, che è completamente scomponibile e addirittura permette il moltiplicarsi, la possibilità degli studenti, i tavoli che abbiamo progettato direttamente noi, proprio come forma. Va bene, qui praticamente sono gli interventi dei ragazzi. Idem per quanto riguarda il discorso della pratica educativa, scusate la velocità, ma insomma mi sembra opportuno. E praticamente questi punti di riferimento, dove fra l'altro, cioè sul sito dello Scarabone e quell'Educazione Scuola, potete scaricare questi materiali. Grazie dell'attenzione.